Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Partiamo con la cronaca. È scivolata nell'ombrone mentre stava facendo una passeggiata in compagnia del marito lungo l'argine ed è sparita tra le acque del fiume. È morta così nel pomeriggio di oggi una donna cinese. A ritrovare il corpo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con i sommozzatori, con l'elicottero e anche con un drone. È successo in località Ficarello, a Seano, intorno alle 17. Il marito della donna si è tuffato in acqua, ma non è riuscito ad afferrarla prima che la corrente la trascinasse via. L'uomo è stato poi soccorso e portato in ospedale dall'ambulanza della Misericordia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il corpo della donna è stato ritrovato a qualche centinaia di metri di distanza dal punto in cui è scivolata. La salma è stata poi rimossa dal servizio funebre della Misericordia ed è attualmente a disposizione della magistratura. Parliamo di coronavirus, il consueto bilancio di giornata. È tornato a calare il numero dei nuovi casi a Prato, 9 in più il totale, che passa dunque a 449. Nelle ultime 24 ore nessuna vittima. Il servizio. Dopo l'impennata di ieri con 29 positivi, tornano a scendere i contagi da coronavirus nella provincia di Prato, 9 nelle ultime 24 ore i nuovi casi. È il dato che la regione ha rilasciato oggi nel consueto bollettino di giornata. Non si sono invece registrati decessi. Il bilancio dei positivi sale dunque a 449, mentre quello delle vittime resta fermo a 33. Questo il quadro, in attesa di leggere i dati dell'ASL Toscana Centro, che dall'inizio dell'epidemia non sono stati ma in linea con quelli della regione. Il calo dei pazienti affetti dal virus a Prato va di pari passo con quello toscano, dove i nuovi contagi sono 167, 110 in meno della crescita di ieri. I casi di positività in Toscana salgono a 8.110. Le buone notizie riguardano anche i ricoveri, 1.105, 48 in meno nelle ultime 24 ore, con una piccola riduzione nelle terapie intensive, dove attualmente i pazienti sono 207, contro i 213 di ieri. I ricoverati sono il 17,4% dei casi contro una media nazionale del 28%. In calo anche i decessi, 17 oggi, 12 meno di ieri. Le vittime sono 8 uomini e 9 donne, età media 80 anni e tutti con patologie pregresse. In termini di letalità, la Toscana con oggi arriva al 7,4% contro una media nazionale sopra il 13%. Altro dato confortante è quello delle guarigioni. Sono 180 più di ieri, 925 i pazienti che si sono ristabiliti, 471 quelli che hanno superato la fase acuta ma ancora positivi, 454 quelli invece risultati negativi al tampone di controllo. Quanto ai tamponi, sono 4.091 quelli effettuati da ieri, il totale ha superato quota 96.000. E si comincia a parlare di fase 2, vale a dire il graduale, lento, la graduale e lenta ripartenza del paese dopo il lungo periodo di restrizione. Il distretto tessile è pronto a riaprire i battenti, ma ovviamente l'ultima parola spetta al governo. Eleonora Barbieri. Avanti tutta con la riapertura del distretto tessile prima del 4 maggio, quando è ancora presto per dirlo, ma molti sono convinti che sarà la prossima settimana tra il 21 e il 24 aprile. Sarà il governo a decidere, non ci sarà alcuna fuga in avanti del presidente della regione Enrico Rossi, che invece solleciterà la decisione al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, forte di provvedimenti di sicurezza più stringenti di quelli che stanno seguendo le aziende già aperte, che imporrà in Toscana con una specifica ordinanza. Nel frattempo Prato fa la sua corsa con un protocollo sulla sicurezza che è in fase di definizione da parte dei rappresentanti delle imprese e del sindacato e che potrebbe essere presentato alla prefettura, alla stessa regione toscana e quindi al governo già questo fine settimana. Un modo per fare ulteriore pressione sull'esecutivo, ma anche per farsi trovare pronti quando arriverà il tanto atteso giorno della riapertura. Questo modus operandi è stato presentato questa mattina in videoconferenza ai parlamentari, ai consiglieri regionali del territorio e all'assessore regionale Ciuoffo, dal sindaco Matteo Biffoni e dalla assessore Benedetta Squittieri alla presenza delle parti sociali. Non ci possiamo permettere che apra un'azienda quando poi magari soprattutto le aziende artigiane, quelle più piccole, magari fanno un po' più di fatica ad adeguarsi, non sono pronte. Dobbiamo essere una realtà che si sostiene l'una con l'altra.
Sul fronte del potenziamento della riapertura in sicurezza, degna di nota è la proposta del consigliere regionale Nicola Ciolini, che mette sul piatto la possibilità di trasformare momentaneamente il piano lavoro sicuro in un piano di sicurezza Covid-19. Utilizziamo le competenze e l'esperienza acquisita in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dai tecnici della prevenzione per affiancare le aziende del distretto pratese negli adempimenti necessari alla riapertura, spiega Ciolini. Una delle preoccupazioni principali emerse riguarda come avere la certezza che i protocolli da seguire siano chiari a tutti e perfettamente recepiti. Mi sembra dunque utile che siano gli ispettori ASL ad accompagnare ogni azienda nel percorso di adeguamento alle normative imposte dall'emergenza Covid-19 e a occuparsi delle relative verifiche. In questo momento i controlli previsti dal piano lavoro sicuro sono sospesi, quindi ci sono almeno 40 tecnici della prevenzione disponibili sul territorio. Neolaureata in medicina ma ancora non può esercitare e allora si è offerta di fare i tamponi a domicilio a titolo di volontariato. Ancora Eleonora Barbieri. Si è appena laureata in medicina ma non può esercitare perché lo stop ai tirocini dettato dall'emergenza sanitaria ne impedisce l'abilitazione professionale. Come lei, pratese di 25 anni, ci sono in Italia altri 2.400 colleghi. Storia di ordinaria burocrazia italiana che blocca proprio ciò di cui in questo periodo si ha un disperato bisogno. Ma chi crede fino in fondo al giuramento di Ippocrate sa anche come rendersi utile mettendo subito a frutto ciò che ha studiato sui libri per 6 lunghi anni. E così Giulia Nicolaio ha bussato alla porta della Croce Rossa per offrirsi come volontaria. La persona giusta al momento giusto per l'associazione pratese che proprio in quei giorni ha attivato il servizio di tamponi a domicilio in convenzione con la regione La Toscana Centro. La neodottoressa è diventata subito operativa e poi responsabile dell'attività. Ogni mattina, protetta adeguatamente insieme a un altro volontario che guida l'auto e l'assiste, parte per raggiungere le persone a cui deve fare il tampone su indicazione dell'ASL. Poi si occupa di consegnare tutti i campioni al laboratorio di Calenzano. Ho cercato di muovermi un po' per rendermi utile autonomamente e facevo parte della Croce Rossa, ho fatto il corso base 2 anni fa e avendo più tempo mi sono appunto resa disponibile. E l'8 aprile qui dalla Croce Rossa di Prato, ma anche altre Croce Rosse e anche altre associazioni come Misericordia e Pubblica Assistenza stanno effettuando il servizio dei tamponi a domicilio e avevano bisogno di figure professionali come medici e infermieri che sarebbero stati affiancati da un operatore pulito e quindi sarebbe un volontario normale. Poi ho chiamato anche altri miei colleghi sempre laureati ma non abilitati a dare una mano. Nel futuro di Giulia c'è la specializzazione, 2 le opzioni, medicina legale, materia su cui la 25enne ha fatto la tesi, o medicina interna. Noi speriamo nella seconda ipotesi, le premesse per un medico di livello dal grande cuore sono più che ottime. Tragedia a Vaiano, Bruno Gucci, 84 anni, ex presidente della cooperativa Bisenzio Ombrone, in passato anche vice sindaco, è morto a causa di un malore mentre si trovava nell'orto accanto alla propria abitazione nel centro del paese. Inutili soccorsi inviati dal 118. Il medico ha richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che è atterrato al campo sportivo ma è ripartito vuoto. A dare l'allarme ai soccorsi poco prima delle 12 di oggi è stato un vicino di casa che ha visto il corpo di Gucci disteso a terra nell'orto. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione, tutto però è stato inutile. Sul posto anche la municipale e i carabinieri per i primi accertamenti. Ancora la cronaca, scontro questa mattina intorno alle 9 tra un'ambulanza della Croce Rossa e un'auto in via Valentini all'incrocio con via Baldanzi. Ferito il conducente della macchina, un uomo di 33 anni e il paziente che si trovava sul mezzo di soccorso, un uomo di 51. Illeso invece il personale sanitario della squadra. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze, di cui una medicalizzata della Croce d'Oro, che hanno trasportato i 2 feriti al Santo Stefano, uno in codice giallo, l'altro in codice verde. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente. L'ambulanza proveniva da via Baldanzi e nell'attraversare l'incrocio, che è regolato dal semaforo, è stata colpita dall'auto che transitava in via Valentini. Sul posto anche una pattuglia della municipale per i rilievi. Secondo quanto ho appreso, il mezzo di soccorso al momento dello scontro aveva la sirena in azione.
Andrea Bocelli e la moglie hanno scritto un messaggio di futuro e di speranza, di incoraggiamento per il Teatro Politeama. Non bisogna perdere l'entusiasmo in questo delicato momento. Sentite. Non perdiamo l'entusiasmo in questo delicato momento. La storia ci insegna che scogli ben peggiori sono stati superati, talvolta con sorprendente rapidità. E sta a tutti noi creare i presupposti per una nuova ripartenza, nella speranza che sulle ceneri di un'esperienza luttuosa si possa costruire insieme un rinnovato rinascimento. Sono parole di futuro e speranza quelle che Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti hanno scritto al Teatro Politeama. Una lettera piena di emozione ricevuta dal presidente Maurizio Nardi, amico personale della famiglia Bocelli, ma indirizzata a tutti, al team del teatro, agli artisti, al pubblico pratese. È stato lo stesso Nardi a voler rendere pubblica l'iniziativa del tenore di fama mondiale, occasione per annunciare che con la fondazione nata dalla volontà dei Bocelli è allo studio un progetto che possa coinvolgere, appena sarà possibile, il Teatro Politeama. Il teatro, si legge nella lettera, è un luogo magico, al suo interno l'umanità si racconta ed esprime i propri valori. Come l'acqua, anche il teatro è un bene primario, strumenti per riconoscerci, per comprendere chi siamo, per ricordare le nostre radici e per valutare in quali direzioni muovere i prossimi passi. Resta inoltre la sede in assoluto più adeguata per usufruire di quella miniera di emozioni che è il repertorio lirico. Andrea Bocelli e Veronica Berti parlano dell'emergenza sanitaria che ha determinato la chiusura dei teatri, così come delle scuole e delle chiese. Auguriamo di tutto cuore, si legge, che presto questo tempo sospeso finisca e si possa riprendere a vivere una vita piena, compreso l'ingrediente prezioso di un'offerta culturale da condividere tra le poltrone di un teatro. Auspichiamo che succeda presto e che una realtà bella e vivace come il Politeama Pratese possa al più presto tornare a illuminare la vita culturale e la sete di svago e di spettacolo e di ottimismo della nostra amata Toscana. Questo è il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. Arrivederci.